Il Senato degli Stati Uniti ha confermato la nomina di Amy Coney Barrett a giudice della Corte Suprema, cambiando così radicalmente a pochi giorni dalle elezioni presidenziali gli equilibri interni e riducendone sensibilmente il pluralismo. Amy Coney Barrett, 48enne ultraconservatrice, è la terza nomina di Trump per la Corte Suprema. Il giuramento che ho solennemente prestato significa che farò il mio lavoro senza paure e senza favori e che lo farò indipendentemente sia dalle correnti politiche che dalle mie preferenze. La giudice Barrett prende il posto lasciato vacante dopo la morte da Ruth Bader Ginsburg, che era diventata un simbolo per gli statunitensi di tendenze progressiste, e resterà in carica a vita. Ora l'organo di ultima istanza ha 6 conservatori e solo 3 progressisti, il che fa temere per le future sentenze su temi delicati, dal diritto all'aborto fino ai prevedibili ricorsi del dopo elezioni presidenziali.